Sempre più sindaci puntano sulla carta vincente, quella del turismo, e investono su questo settore. Tra le città della Riviera c'è Porto Recanati che, nonostante la scarsità di fondi, non smette di investire e di credere che il turismo è il nostro petrolio. Il momento particolare che le amministrazioni comunali, gli enti locali stanno affrontando sotto il profilo economico, non diverse da quelle di tante famiglie, richiede la necessità di attivare sinergie. E le sinergie che in questo caso abbiamo attivato sono tra il comune e i commercianti di Porto Recanati. Porto Recanati è l'esempio di città turistica marchigiana. Durante tutto l'anno ci sono 12.500 abitanti residenti, che salgono a 70.000 solo d'estate, ma i visitatori arrivano a 150.000 durante gli eventi estivi. Che è dal turismo che poi con interventi diretti, cioè con persone che vanno direttamente sulla spiaggia o con persone che poi vadano invece presso i nostri negozi a fare il loro shopping o frequentino le nostre tante attività, dipende l'economia di molte famiglie portorecanatesi. Spiagge e bandiera blu, ma non solo. Il buon turismo si vede anche dalla bandiera verde, un riconoscimento dato solo a chi è attento anche ai piccoli turisti, i bambini. Questo è quello che noi vogliamo creare, allungare la stagione e creare l'interesse perché poi la gente continua a sceglierci come sede delle vacanze. E il 30 giugno avremo questa notte più rosa. A rendere rosa la città di Porto Recanati sarà l'organizzazione di eventi live con la direzione artistica di Nevio Russo. Come per esempio queste povere turiste straniere, poverette, fanno pena loro, perché la donna straniera passa un inverno di stenti, perché la differenza è che l'uomo straniero non è come l'italiano, che l'italiano c'ha proprio la fiscia che dice. Special guest della notte più rosa è Paolo Cevoli, direttamente da Zelig. Non mancherà la musica, dal rock al jazz, dalla bossa nova allo swing. E poi ci sono delle sorprese che non possiamo ancora svelarvi, ma che sicuramente vi faranno sorridere.